ci emoziona. Allora vi racconto che quando io sono venuta qua 2 giorni fa, che sono scesa a Piazza Unità, e qui ribadisco il concetto che diceva prima l'assessore Rossi, io scendo con il bus e attraverso la piazza e sono felice di essere in questa piazza. Anch'io sono straniera, sono italiana, ma ho vissuto in Spagna e sono salernitana, sono da 9 anni qui, mi sento un po' triestina perché per fortuna riesco a prendere lo spirito come quando ho vissuto in Spagna, lo spirito spagnolo lì, lo spirito mio del sud, e adesso un po' di spirito triestino, spero, e poi faccio con lei del sud e poi parliamo anche spagnolo, noi ci facciamo grandi chiacchierate. E comunque quando io sono attraversavo la piazza avevo un senso di gratitudine. È una cosa che ci dimentichiamo spesso, il senso della gratitudine. Avere un senso di gratitudine dove essere? Io stavo camminando con le mie gambe, sono in salute per fortuna, ho un bel lavoro, lavoro con belle persone e faccio anche il critico d'arte da 25 anni. Attraverso questa piazza arrivo qua, entro e trovo Isabel con tutte le opere a terra che cosa facciamo? Non c'è da... Io non so, vediamo cosa... Non ti preoccupare, in mezz'ora abbiamo gestito la cosa, poi è arrivato... Tu hai gestito la cosa. Vabbè, il ragazzo che ci ha aiutato a montare, poi piazzamento luce e tutte le cose. Ve lo sto dicendo perché? Perché questo vi può aiutare a capire cosa c'è dietro. Cosa c'è dietro a questi colori? Cosa c'è dietro a questa forza? Perché, come vedete, Isabel è una forza. Lo vedete nella descrizione, lo vedete nel percorso. Qui adesso c'è tanta gente e man mano, se vorrete tornare, ci farà piacere. È un percorso. Io ho gestito l'idea della mostra che inizia appunto entrando con la grande opera che è questa arca, l'arca della salvezza. Come anche ha scritto Maria, Isabel cerca di fare un lavoro che sia una decrescita felice, cioè non un controprogresso, ma un progresso motivato, intelligente, diciamo forse un po' illuminato. Allora, in questo modo è ricordare di cosa? Della natura. Lì quel percorso là è tutto gli alberi, città, lei è una viaggiatrice, e tutta quella parte lì è tutta quella delle fotografie digitali che poi sono state elaborate.